Il documento predisposto dal presidente Gabellone sarà unitario e riunisce le richieste di impegno dei parlamentari salentini, del sottosegretario Bellanova, delle istituzioni del territorio e dei sindacati. Sarà presentato al tavolo ministeriale che sarà convocato entro il 15 di aprile. A Palazzo d'Orno si sono riunite le parti, così come richiesto dai lavoratori ex BAT che nei giorni scorsi hanno sfilato per le strade della città e che anche oggi hanno fatto sentire la loro voce. Signora, i muti sono stati... da domani avrà il suo stipendio. E noi parliamo tra di noi. Una parte di tempo lo perdiamo per la ricostruzione dei fatti, un altro per l'attribuzione di presunte responsabilità, alla fine ci salutiamo. È finito questo discorso. Cambiamo pagina. Adesso vorrei capire, la regione, visto che da tempo si parla di questo distretto aerospaziale che è un'eccellenza, la regione può preparare un tavolo propedeutico affinché il 15 ci andiamo magari con qualcosa che ci riguarda di persona? L'incontro che serve è quello che si fa comunque ed è uno dei tanti incontri, o è l'incontro dove proviamo a portare i soggetti che non è che ci devono dire la storia di 20 anni fa, ci devono dire che prendono atto che c'è stato un fallimento e ci devono dire se ci sono le condizioni come noi auspichiamo e chiediamo da parte loro di provare a rifare questa reindustrializzazione. Il ragionamento che si sta portando avanti su due linee strategiche, quella della non linearità del taglio, cioè impensabile che sulle funzioni fondamentali, viabilità e edilizia scolastica si possano trattare allo stesso modo realtà provinciali che hanno una differente situazione sul numero di chilometri e sugli edifici scolastici, quindi un taglio armonizzato con la situazione rispetto a questi due parametri. L'altra ipotesi è quella di traslare i mutui, le rate di mutuo del 2015, di far comprendere nelle sedi opportune che per noi i tempi sono, noi siamo oltre il tempo limite, per cui non riusciamo più a tenere. Nei limiti del possibile, cioè, aiutateci a far comprendere che c'è bisogno di un'accelerata, se quella è la linea, se quelle sono le soluzioni. Anche i dipendenti di Alba Service ed AXA erano presenti all'incontro. Per loro si attende un documento da parte del governo che potrebbe dare una boccata d'ossigeno alle province e consentire ai lavoratori di andare avanti per altri 2 mesi.